gigantesca ondata ha scavalcato allora la diga, ha spazzato via le case, ha sepolto gli uomini. Il disastro è stato fulmineo, un boato nella notte, una valanga d'acqua e migliaia di uomini, di donne, di bimbi sono morti. Sia un'iniziativa senz'altro valida e che meriti il sostegno dell'associazione industriale. Questo è il pensiero di tutta l'associazione, non solo il mio, perché ritengo importante poter offrire a docenti, non solo a studenti, ma io credo a docenti, a studenti e ai familiari, i genitori degli studenti, una serie di informazioni che siano adatte a orientare delle scelte in ordine alla possibile occupazione dei loro, dei giovani. Se noi esaltiamo queste prerogative tipiche della provincia di Belluno, se ci spostiamo su quelle iniziative che sono soprattutto iniziative di pensiero, iniziative di tecnologia avanzata, molto probabilmente riusciremo a trovare delle giustificazioni anche per giustificare la presenza dell'imprenditoria bellunese. Diciamo siamo nuovi a queste forme di pubblico e riteniamo siano validissime affinché le persone che magari ci vedono, ci guardano, ci osservano sappiano che effettivamente noi siamo preoccupati. Ma noi su questo ci siamo mossi, come ho detto, perché abbiamo visto un problema molto importante per il futuro dell'industria nella nostra zona. Sappiamo già che alcune nostre aziende, oltre a prendere, a portare personale dalla Carnia, hanno già iniziato la costruzione di due stabilimenti in Carnia. Continuare la politica, il modo di operare del Presidente Salini, cercando di essere all'altezza di farlo. Ecco, credo anche per sentire le voci dei tedeschi, il problema è questo, il prodotto andante continua a essere un prodotto che viene dai paesi del Far East. La nostra produzione, che è di medio-alta, è ancora la nostra produzione, è ancora qualificata, è ancora la migliore. Troppo spesso ho sentito dire che le imprese bellunesi sono in crisi, che non fanno ricerca e innovazione, che sono piccole e frammentate, che non si mettono in rete, che se non cambiano scompariranno dal mercato. L'ho sentito dire e spesso l'ho affermato io stesso, al fine di accrescere la competitività delle nostre imprese e dare loro gli strumenti necessari a immettere con successo i propri prodotti sui nuovi mercati.
dando una situazione di emergenza, io l'ho detto più di una volta, e in questa situazione siamo a livello di pronto soccorso, quindi i provvedimenti che devono essere adottati in questa fase non significa che devono essere provvedimenti per l'infinito. Benvenuti alla nostra assemblea, che è l'assemblea di Confindustria Belluno Dolomiti, e questa è la novità. Noi abbiamo cambiato nome, abbiamo proposto ai nostri associati il cambiamento del nome, e i nostri associati hanno capito il messaggio e hanno accettato, hanno sottoscritto a grandissima maggioranza il referendum attraverso il quale abbiamo cambiato il nostro nome. L'adozione di questo nome è un aiuto concreto che noi vogliamo dare al marketing del nostro territorio, che più di altri ha le caratteristiche per essere promosso e che forse fino ad oggi non lo è stato in maniera sufficiente. Avere delle continue recriminazioni o dei déjà vu continui nel dialogo tra imprese e mondo politico. Cioè, qui c'è veramente una situazione dove ognuno fa un pezzo di turismo, non c'è una visione d'insieme, non c'è un obiettivo d'insieme. La coesione sociale, l'ho già citata prima, è importantissima in un tempo nel quale la crisi è prima di tutto crisi di fiducia. La coesione sociale significa dare l'idea che nessuno è isolato. Noi abbiamo un'evasione fiscale che è ai primi posti nel mondo, quindi insostenibile. Io credo che se continuando così praticamente andiamo a bloccare un attimino tutte quelle che sono le iniziative che ci potrebbero essere anche di investimento. Ricordiamo che Belluno, Sondrio e Verbania sono le tre province che hanno avuto questo riconoscimento, però se dietro a questo riconoscimento non vengono date delle risorse in più per attuarlo, è un'etichetta su una scatola vuota.